In quest'ultima giornata qualcosa accadrà. Il tuo fantacalcio un'altra piega prenderà. Positiva, perché il contenuto bello fresco, eccolo qua. Benvenuti sul mio canale YouTube. Te pensi, o tattico, ma dove sei? In un hotel sono, ragazzi, in un hotel, perché ci andiamo a giocare il mondiale in Messico con la Kings. Sarò l'allenatore degli Stallion, ragazzi, gli Stalloni. Ovviamente il tattico come allenatore, ragazzi. Quindi sono da un hotel e ovviamente gli ho detto: chiudetemi la stanza meeting per il contenuto bello fresco e accendati riscaldamento. Dice: perché? Allora non tu l'hai visto il contenuto bello fresco? Riscaldamento altissimo lo voglio, altissimo, perché appena attacco play parte in freddo, ma un freddo del contenuto bello fresco, ragazzi. Vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Non è l'ultimo contenuto bello fresco, perché il bello arriva ora. Calciomercato, giocatori che arriva, analisi, tutto sul canale del tattico, per prepararsi bene a quello che sarà il prossimo campionato. Bene, la mia strategia, tutto si farà su questo canale. Quindi, ragazzi, belli pronti e belli carichi. Avete visto quello che si è fatto quest'anno? Poesia! L'anno prossimo ancora più bella la poesia, ancora più bella. Per ora si parte. Prima di iniziare, cosa c'è? Sigla! Cagliari-Fiorentina, due squadre che fondamentalmente non hanno nulla da chiedere a questo campionato, quindi vediamo un po' chi metto, chi non metto. Allora, del Cagliari, squalificato De Sena. Intanto qua, ragazzi, attento, la sua ex, il god dell'ex, chi è? Jerry Mina. Sì, l'ho detto una volta, ha fatto bandone. Jerry Mina, con la Fiorentina c'è il dentino un po' avvelenato. Si mette Jerry Mina. Già mi immagino voi su Instagram quando può fa bandone Jerry Mina. Jerry Alberto Mina, 2 su 2 ti voglio prendere. Jerry Mina si mette, sì, io voglio mettere Jerry Mina. Jerry Mina. Poi chi metto tattico? Io metterei Antonio Franco, inserimento de Iola. Lo vado a riprendere e lo metto. Si può prendere i giocatori delle vostre leghe? Si può prendere? Se no, siamo qui nell'albergo. Si può prendere o non si può prendere? Come io ho preso questa stanza, si può mettere anche de Iola o no? Si prova a prendere de Iola. Valla a prendere l'ultima giornata de Iola. Se lo puoi prendere, valla a prendere. Perché l'inserimento dall'albergo del tattico me ne son visto. Me ne son visto quell'inserimento lì. E son contento di darvi quell'inserimento di Franco Alberto Ciccio de Iola. Che si mette? Si mette, sì, Franco de Iola. Un altro giocatore è Franco Gaetano. Metto Alberto Franco Gaetano. Si mette Franco Gaetano con il 70. Franco Gaetano. L'hanno buttato fuori, ma ha chiamato e mi ha detto: tanti, lo so, mi hanno buttato fuori l'altra volta, ma avevi consigliato, mettetemi con la Fiorentina. E io ho detto: oh Franco, ma sei sicuro? Tattico, mettetemi con la Fiorentina, mi ha detto. Tattico, mettimi con la Fiorentina. Ti prego, gli amici del Fantacalcio, mi prendo la responsabilità. Gli ho detto: no, tu non te la pigli, me la piglio io la responsabilità. E allora pigliatela. Va bene, ho detto Franco, ti faccio mettere Franco Gaetano. Si mette Franco Gaetano della Fiorentina. Vediamo un po' della Fiorentina chi si può mettere. Io della Fiorentina, sai chi metto? Lo vuoi sapere chi metto? Milenkovic. Metto Milenkovic. Franco Alberto 4 come Van Bommel, Milenkovic. Franco 4 Van Bommel, Milenkovic, lo metto contro il Cagliari. Sì, signori miei, metto Franco Milenkovic. Metto Franco Milenkovic. Poi io, vabbè, ragazzi, Nico Gonzalez se lo metto. Allora, io in questa partita lo ripropongo l'argentino col 9. Perché sono quei giocatori che gli danno noia, quindi i vari Beltran, io Beltran, Ciccio Beltran, lo metto anche l'ultima partita col Cagliari. Se italiano me lo fa giocare, io contro italiano c'ho un qualcosa, ragazzi, italiano me le mischia tutto, fa un casino col tattico italiano, fuori da ogni logica. Poi c'è sempre da vedere chi gioca della Fiorentina, quindi quando si va a analizzare la Fiorentina, non si sa mai chi gioca, non si sa mai chi gioca. Tu ti immagini, pensa... quella all'Europa League, fammi vedere chi potrebbe giocare. Potrebbe giocare anche in Zola, eh? Attenti, potrebbe giocare anche in Zola col Cagliari. Fermi tutti, in Zola si rimette. Tattico, ha già fatto un miracolo l'altra volta in Zola. Si rimette anche a questa in Zola.
si rimette anche col Cagliari. Tanto lo balli è capito, mi ragione italiano. Si mette Franco Nzola. Lo vedete prima perché è la prima partita. Se vedete Franco Nzola in formazione, voi pensate, porca il Tatti ha detto di mettilo. Franco Nzola si rimette. Lo vedete in formazione. Pensate a me che si mette Franco Nzola. Il calcio non è polenta. C'è scritto anche sul tabellone qui di dietro all'albergo. Ragazzi, Franco Nzola si mette. Partita da gol, ragazzi. Partita da gol. Qui ci si diverte. Le ultime partite sono anche difficili da beccare. Ammoniti. Augello. Sulle mana. Ammonito Ranieri e Franco Dodò. Franco Dodò, prendimi il giallone che il tattico ti mette su Instagram e ti tagga. Ti tagga Franco Dodò se mi prendi questa ammonizione. Ti tagga il tattico. Partita da gol. Genova-Bologna, ragazzi. Qui le partite, le formazioni, non si sa mai chi gioca, chi non gioca, ragazzi. Però analizziamola per bene. Allora, vediamo un po'. Del Genova, tattico, chi metti? L'altra volta non me l'hanno fatto giocare. Lo vogliamo far giocare Beppe Gudmundsson? Lo vogliamo far giocare l'ultima in casa che saluta il pubblico del fantacalcio, il tattico Beppe Gudmundsson con un bandone o no, Gilardino? Me lo fai giocare l'ultima al Marassi Frank Alberto Gudmundsson per gli amici del fantacalcio o no? Me lo metti qui Gudmundsson? Me lo metti qui Gudmundsson? Alberto Gudmundsson, tu sei all'albergo con me? Tu sei all'albergo con me? Franco Alberto Gudmundsson, saluta i ragazzi del fantacalcio. Ti ringraziano i ragazzi del fantacalcio perché ti omaggio di sta accanto a me. Franco Gudmundsson, lo segni il bandone al Bologna? Sì, tu lo segni perché te lo dico io. Franco Alberto Gudmundsson è lui, l'uomo che segnerà l'ultima partita per gli amici del fantacalcio. Franco, dove va un altro anno? Non mi interessa, non lo dire. Ciao Franco Gudmundsson, vai. Bello, Franco Gudmundsson lo metto, assolutamente sì. Poi mi piace, qui attento. Lo metto, non lo metto. L'altra volta non me lo fanno giocare gli ultimi 10 minuti a Roma. Lo so di già chi tu dici, Tattio. Tu lo sai o chi dico io? Chi dico? Mettimelo qui, Franco Tosby. Lo voglio qui, Franco Tosby, perché accanto me è troppo alto e troppo biondo. A un biondo platinato mi sembra, che ne so, i Super Saiyan mi sembra. Porca miseria, è andata via anche la luce, ragazzi. Ora ritorna la luce. Franco Tosby segna per noi. Sì, Tosby. Da quando ve l'ho detto, Franco Tosby... Via, Franco Tosby, quando ve l'ho detto, ragazzi, ha sempre portato gioia. Poi se non me lo fanno giocare, una volta l'ho detto, gli hanno annullato il gol. Un'altra volta l'ho detto e ha segnato Franco Tosby. Perché vi dico Franco Tosby? Perché hanno quell'inserimento lì. Franco Tosby, sì. Del Bologna, chi metto? Posh, lo metto. Vi è piaciuta Calafiori? E adesso cantiamo tutti insieme. Posh. Si mette Posh, assolutamente sì. Si mette Odgaards. Non ce l'ho, pazienza. Si può comprare Odgaards. Compriamo Franco Alberto Odgaards. A me mi piace Odgaards. Sì, col Genova Odgaards a Genova che segna, ragazzi, a me mi piace. Lo volevo dire, è già 2 o 3 giorni che pensa Odgaard. L'altra volta l'ho detto, non l'ho detto, la prima volta che l'ho detto, Odgaards. Si mette Odgaards e poi spero che Thiago Motta mi faccia giocare il mio uomo. L'uomo invisibile, l'uomo che... Cioè, mancato un secondino con la Juve, ma un secondino. Chi è? Io lo so chi tu pensi. Urbanski, l'avete lì perché ve l'ho fatto comprare io. E quando l'avete messo mi ha regalato grandi poesie. Compreso con la Juventus. Odgaards, Urbanski, si mettano. Assolutamente sì. Urbanski si mette. Partita da gol, ragazzi. Non aspettiamoci grosse poesie in quest'ultima giornata, eh. Non ce l'aspettiamo. Però partita da gol. Ammoniti. Badeli. Abisher, Lacumi, partita anche questa da gol. Obiettivi raggiunti per entrambi, si va ad un applauso. Poi grande birri con Thiago Motta e Gilardino, grande birre a Genova sul Porto, vanno a mangiare un po' di pesciolino e via ragazzi. L'ultima partita, ragazzi, anche tatticamente è anche difficile da pensare. Comunque partita da gol. Milan, Salernitana, Olivier Giroud.
questo uomo qui con la Salernitana, il gol è praticamente sicuro. Praticamente sicuro, Olivier Giroud, ma proprio una sicurezza, l'ultima a San Siro. Omaggio a Olivier Giroud. Olivier Giroud, mi fai una foto con Olivier Giroud? Questa me l'attacco in camera, Oliviero, perché con la Salernitana puoi segnare alla grandissima. Segnerai sicuramente, Olivier Giroud, segnerai. Io voglio una foto con te mentre te lo dico. Olivier Giroud segna a Milano con la Salernitana, l'ultima di quest'uomo qua. Applausi a quest'uomo qua, applausi per quello che ha fatto. La maledizione della nuova, della 9, lui non sa neanche che è la maledizione della nuova. Quando c'è giocatori veri non c'è la maledizione della 9, e Olivier Giroud ne è un esempio. Olivier Giroud, un minuto, anzi 5 secondi videomaker di applausi a Olivier Giroud. Basta, Olivier Giroud, bandone, vai. Olivier Giroud, sì, si mette Olivier Giroud. Mi piace ovviamente del Milan, si mette in tutti, tutti, anche Gabbia. Gabbia no, lo metto, non lo mette, non lo metto Gabbia. Se te tu mi becchi il secondo gol di Gabbia, tanti ove giù anche i muri dell'albergo dove tu sei. Dall'albergo di Milano, dall'albergo di Milano, il tattico vi dice: mettiamo Ciccio Gabbia. Questa volta non mi metto in Gabbia, perché lo rimetto Ciccio Gabbia. Da palla nativa, regalami questa gioia. Gabbia, se mi fai il secondo su due, il secondo su due, si torna tutti, ci si fa una festa, ci si vede tutti, attenta a quello che vi dico, a una discoteca in Versilia e si fa una festa. Tutti, e devi venire anche Gabbia, due su due si mette Frankie Gabbia con la Salernitana. Tun di testa e tutti io esalto. Se fa gol con la Salernitana io fa un casino. Si mette Franco Gabbia, sì si mette, voglio concludere la stagione a San Siro con Franco Gabbia bandone. Sì, Franco Gabbia, ovviamente Pulisic del Milan, tutti, anche il magazziniere, anche Mokanda. Chi ha Mokanda al fantacalcio lo metti, chi ha Mokanda al fantacalcio lo deve mettere. Chi ha Ibrahimovic al fantacalcio, un giova, è uguale, si mette, si può mettere Ibrahimovic. Mettete nelle vostre leghe la formazione Ibrahimovic e voi dite, vi diano quelle della Liga, ma io Ibrahimovic, te non ce l'ha neanche Ibrahimovic, ma non gioca neanche più. Il tattico ha detto tutti, quindi te metti Mokanda e Ibrahimovic in formazione. Mokanda e Ibrahimovic, ragazzi, del Milan 83, ma si mettono tutti, anche Sportiello. Della Salernitana all'Unio e può far gol a Milano, ve ne dio uno, ve ne dio due. Franco Zanoli, ma te tu sei grullo, un lo mettere. Un lo mette Franco Zanoli. Non lo mette Franco Zanoli. Non lo mettere. Bravo. Non lo metta. Dice un'altra. Fazio gli fa gol in Milan. Fazio gli fa gol in Milan. Di palla inattiva. Fazio. Però non lo mettiamo. È troppo rischioso perché la Salernitana. Però è una perla che mi è venuta. Non si mette. Non si mette. Perché sicuramente la Salernitana piglia una caterba di gol. Però Fazio da palla inattiva è una chiamata. Fazio da palla inattiva è una scappata, però non si mette, non ci sa tutto il coraggio di mettere Fazio da palla inattiva, però è una chiamata. Ragazzi, ricordatevi, Fazio da palla inattiva. Milan con più di due gol, partita top, top, ammoniti. Tomori, Calabria, Koulibaly, ammoniti. Juventus Monza e Paolo Montero. E Paolo Montero 3-0, 3-3 col Bologna. I brividi. Vediamo un po', ragazzi. Juve Monza, che partita può essere? Valla a decifrare, ragazzi, queste partite. Valla a decifrare chi metti, chi un metti di queste partite. Chi ne so io, ragazzi. Fammi un po' vedere. Non si sa mai chi mettano qui, ragazzi. Allora, partiamo dalla Juventus. Franco Chiesa risimette. Franco Chiesa si mette. Franco Chiesa, a me mi piace Franco Chiesa. Dusan Vlahovic, ragazzi, Dusan Vlahovic va assolutamente metto. Però Franco Chiesa col Monza si mette. Franco Chiesa, Allegri me lo faceva giocare a terzino. Arriva Montero e gli dice: Franco Chiesa, ricordati, tu sei un attaccante. Ah, sì, perché finora facevi il terzino sinistro. No, tu fai l'attaccante, gli ha detto Paolo Montero. Gli ha detto, tu fai l'attaccante. Bene, gli ha detto. Perfetto, fa l'attaccante. E quando ti dico fai l'attaccante vuol dire che tu devi fare gol. Ecco perché è tornato al gol Francuno Chiesa. Francuno 1. Ora diventerà Frank 2 Chiesa. Frank 2 Chiesa, perché va detto il tattico che col Monza Frank 2 Chiesa può segnare bandone.
Frank 2 Chiesa. L'hai lì, lo metto, certo che tu lo metti Frank 2 Chiesa. Certo, si mette Chiesa, si mette Rabiot e si mette Danilo. No, Gatti, no, non ho fiato, miau, ho fatto Danilo, 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 il capitano Danilo allo Juventus Stadium. Quando segna sui tabelloni dello Juventus Stadium dovete mettere questa faccia qui, questa faccia qui. Questa voglio sui tabelloni dello Juventus Stadium, questa voglio sui tabelloni dello Juventus Stadium. Perché se indovino il gol di Danilo dall'albergo dove il calcio non è polenta, che non c'è neanche l'illuminazione, non c'è neanche, perlomeno mettetemi la mia gigantografia sullo stadio di Torino, mettetemela, bene. Poi me la dovete mettere anche per un'altra cosa, ora ve lo dico. Del Monza, chi metto, chi non metto? Guarda me, Di Gregorio lo metto. Di Gregorio portiere lo metto. Metto Di Gregorio. Lo ridico. Rigore per il Monza. Rigore per il Monza. Rigore per il Monza. E quindi che ci vorresti dire? Pessina? Pessina. Rigore per il Monza. Me lo sento rigore per il Monza. Pessina dagli 11 metri. Tac. Esulta col 32. Te tu pensi, Bobo Vieri? No. Pessina e Joan Monza. Caro Pessina, lo vogliamo mettere una gigantografia anche di, del tacchio nella cameretta tua? Lo vogliamo mettere, amici del Bologna, del Monza? Questa cosa del tattico no. Pessina da penalty. Pessina dal penalty si mette. Un altro giocatore che potrebbe incidere a Torino è Antonio Alberto Mota Carvaglio. Se avete un posticino in quelli davanti, se l'avete un posticino in quelli davanti, vi consiglio di mettere Mota Alberto Carvaglio. Sì, col 47 tattico non ha più fatto nulla, ha fatto lì del tutto. Ve l'ho mai consigliato? Non mi pare. Soltanto a Firenze che fece anche benino, si portò via un bel 6,5. Alberto Mota Carvaglio allo Juventus Stadium può portare qualcosa. Cosa può portare? A Firenze, quando ve l'ho consigliato, ha fatto assist. A Torino, Mota Carvaglio. Hai visto perché fa così? Perché ho toccato chi è stato il tattico a nominarti. Mota Carvaglio a Torino si stramette, non si mette, si stramette Mota Carvaglio. Bene. Andiamo avanti, partita anche questa da gol, ho detto da gol. Ammoniti Rabiot, Locatelli e Franco Alberto Izzino. Izzino ammonito, partita da gol ragazzi. Attenzione, perché? Perché ho detto Di Gregorio? E se ci fosse rigore per la Juventus Di Gregorio glielo neutralizza? Ecco perché ho paura a Dusan Vlahovic. Ci sarà, si presenterà dagli 11 metri, io tremo. Quindi siccome ho visto questo film, può darsi segni come può darsi non segni. Mi sono fermato alla battuta. Non ho voluto andare oltre, mi sono fermato alla battuta. E non voglio rischiare di consigliarvi Dusan Vlahovic. Non voglio rischiare, però Di Gregorio sì. Di Gregorio si mette. Ecco perché non vi consiglio Dusan Vlahovic. Partita da gol. Atalanta-Torino, la partita del 1 vs 1. L'Atalanta alla finale, ragazzi, io registro prima della finale, non so quello che l'Atalanta farà in finale, però Atalanta-Torino è sempre una partita da giocare, è sempre una partita di fantacalcio. Vediamo un po' chi mi piace. Essendo la partita dell'uno contro uno, ci sarà molto turnover dalla parte dell'Atalanta. Il Torino una minima da entrare in coppa ce l'ha, quindi secondo me se la potrebbe anche giocare. Vediamo il Torino se la potrebbe anche giocare. Sicuramente il Torino ha l'obbligo di fare una grande partita. Allora, dell'Atalanta, intanto c'è da vedere chi gioca, ragazzi. C'è da vedere chi gioca nell'Atalanta. Io vi dico, io prenderei e farei giocare Miranchuk in questa partita. Lo metto Franco Miranchuk, metto Antonio Cinciti, metto Franco Miranchuk, Antonio Cinciti. Parto da queste due cestette. Franco Miranchuk col Torino si mette. Franco Miranchuk col Torino si mette. Antonio Cinciti di testa si mette. Antonio Cinciti si mette di testa. Bene, partiamo da questo. Poi ovviamente spero che giochi Franco Lokman nella partita dell'uno contro uno vs Tamezze. Caro Tamezze, Lokman non è Leao, non è Leao. Con Leao tu eri con le ciabatte, ti ho visto, tu eri con le ciabatte. È entrato 40 minuti, non ha fatto nulla. Franco Lokman lo lasci un secondino, ti fa bandone.
Tamezzi, te lo dico prima, stai attento che Franco Lockman fa bandone se tu me lo lasci solo e soprattutto se me lo fa giocare Antonio Gasperini. Bene, questi del Torino, che è quelli che mi capita di più e so per non meno chi può giocare. Allora, chi ci metto in questa partita? Franco Zapata? Lo so che mi stai chiedendo Franco Zapata. Quando io vi dissi Franco Zapata andate a scambiare con Leao, chi mi ha dato retta? Il fantacalcio gli ha fatto così. Chi non mi ha dato retta? Il fantacalcio gli ha fatto così. Quindi, Franco Alberto Zapata si rimette anche a Bergamo con l'Atalanta. La certezza di questa partita è Zapata. Si mette in questa partita. Franco Zapata, ti prego, segna anche questa partita. Il tattico che te lo chiede dall'albergo qui di Milano, in prossimità ad andare in Messico. Quando te segnerai, io sarò in Messico. E ti prego, Franco Zapata, illuminami la giornata. Anche se è 8 ore di fuso orario, ma illuminami la giornata. Franco Zapata, prega il dio del fantacalcio. Franco Zapata. Bene, Antonio Bellanova, Ciccio Bellanova, gliela ripennella. Ciccio Bellanova gliela ripennella. Io vorrei in questa giornata concludere la stagione del fantacalcio del Torino con cross di Bellanova e gol di Zapata. Quindi, siccome io so che Bellanova la pennella, Ilic ne sa qualcosa. Non si è neanche mosso Ilic. Hai visto come ha fatto? E gliel'ha messa dentro su un cross perfetto di Antonio Bellanova. Se gliela mette Bellanova e segna Zapata, voi mettete su Instagram questa foto. Se Bellanova la crossa, assist e Zapata segna, voglio su Instagram questa foto. La gente sa perché c'è questa foto su Instagram. La gente sa. La rivoglio rifà la foto. Videomaker, vai. Perfetto. Illuminiamo un po' questo contenuto, perché qui ragazzi c'è un buio. Voglio lumeggiante. Quindi Bellanova si mette, Zapata si mette e si mette anche, attenzione, il portiere del Torino. Milinkovic, sì, Franco mi dice, ragazzi, ma quando c'è stato rigore per il Milan e vi ho detto che Milinkovic poteva parare un rigore, quanti di voi hanno pensato a me? Tantissimi, lo so, tantissimi. Quindi si mette Franco Bellanova, Franco Zapata, si mettano assolutamente qui. Ammoniti, Linetti potrebbe essere un ammonito. Franco Linetti ammonito e Toloi ammonito. Questa è una partita da gol, però attenzione, il Torino va dal dito, non la perde il Torino, anche se è l'ultima a casa, l'Atalanta, tifosi, ma io spero che abbiano preso la Coppa. Se non l'hanno presa è uguale, saranno un po' demoralizzati dalla Coppa, comunque grande stagione dell'Atalanta. Non è facile arrivare in finale di Europa League, quindi però non ha fatto il conto con il tattico Bergamo, non ha fatto il conto con il tattico e Duvan Zapata che segnerà bandone. Mettigliela bene, ti ho fatto anche il compleanno, qui tu sei anche felice. Raul Bellanova, partita da gol. Napoli-Lecce, ragazzi, Napoli un disastro quest'anno. Ora ho già la perla, ho già la perla di Napoli-Lecce. Napoli, ragazzi, un disastro quest'anno, un disastro. Vediamo un po' questa partita, ragazzi, per quelli che gli è rimasto qualcosa da giocarsi. Allora, si mette Franco Di Lorenzo. Franco Di Lorenzo, l'altra volta io ve l'ho consigliato, non ha giocato, Gioa Mazzocchi, porca troia. A Firenze, vi ho detto Lorenzo, non ha giocato, e Gioa Mazzocchi. Di Lorenzo con Lecce, io è il primo giocatore che metto, Franco Di Lorenzo. Questa è una corrente, attaccate la presa del telefonino, chiariatelo bene, perché dovete fare 200 contenuti sul tattico quando segnerà Franco Di Lorenzo. Cariatelo bene, 200 contenuti, Franco Di Lorenzo segna per noi, gli amici del fantacalcio vogliono bandone, vai Franco Di Lorenzo, segna per noi Franco Di Lorenzo. Il resto, ragazzi, calma, ora non ci esaltiamo tanto con il Napoli. Sì, Kvaratskhelia, sì, ho detto torna al gol, Ciccio Kvaratskhelia potrebbe anche ripetersi. Si mette Ciccio Kvaratskhelia. Fatemi qua questo contenuto, ve l'ho da preparare un contenuto perché fa go Ciccio Kvaratskhelia su internet, su Instagram. Allora, ragazzi, lo preparo, Oh, Ciccio, hai fatto bandone, te l'ha detto il tattico. E lo sai, sono contento perché
Quando te lo dico, fai gol, Ciccio Kvaratskhelia. Sono contento per te, sono contento per i tuoi amici, sono contento per il mio amico Franco Alberto De Nascimento Zaccardo. Oh Zac, te che mi vedi, lo so che tu mi vedi, ti ho dato un nome, il nome lo sai, lo modifico sempre. Che te tu sei lì a Napoli a applaudire Kvaratskhelia e quindi sono contento che appare anche te nel mio contenuto su Instagram. Grande Zac Zaccardo. Zac Zaccardo, grandissimo difensore, campione del mondo, tra l'altro, Zaccardo. Bene, stava per entrare qualcuno, è barriata la porta dell'albergo, della sala meeting. Quindi, Kvaratskhelia sì, del Lecce, preparatevi. Videomaker, un po' di musica di sottofondo per questa poesia. Il calcio non è polenta. Contro il Napoli segnerà un giocatore che ancora non si sa chi è. Franco Alberto Baschirotto, Big Jim Baschirotto, segna il Napoli con una grande poesia e ti voglio mettere su Instagram. Franco Baschirotto, Franco Baschirotto ai miei amici di Napoli, Franco Baschirotto, se segna Franco Baschirotto, shaleboom, non si sa che può fare shaleboom, Mirko shaleboom, Fius, mamma mia, se gli segna Franco Baschirotto e l'ha detto il tattico il giovedì, mamma mia che può succedere in cui ha visto... Fanno tutti loro, hanno tutti i suoi ambienti, tutti azzurri, belli. Franco Baschirotto, mi calberebbe. Ragazzi, io vi invito tutti a fare il fantacalcio col tattico, eh. Però, miei amici di Napoli, se segna Franco Baschirotto, gli piglia brividi. Gli piglia brividi a Fius, a Sciale, a tutti quella gente lì. Franco Baschirotto si mette e poi Dorgu e Beppe Ristovic. Lo sapete che è successo oggi? Ho visto la maglia di Beppe Ristovic, l'ho vista a Sport Italia e sapete che mi è venuta un'illuminazione. Quale? Penalty Beppe Ristovic bandone. L'ho vista prima, mi è venuto il gol a Napoli di Beppe Ristovic. Ero con Mirko Cisco, gli ho detto, ho visto la maglia e dico, Cisco, mi è venuta un'ispirazione. Quale? Prendi foglia e penna. Mi è venuto bandone di Ristovic a Napoli. Bandone di... Ho visto la maglia, mi si è accesa una lampadina e quella maglia mi ha chiamato. Ho fatto, vieni qua, tattico, dimmi. Oh, il Ristovic bandone, dillo a tutti. Lo devi dire a tutti, giovedì. Ristovic a Napoli. E allora io lo dico nel contenuto bello fresco. Ristovic a Napoli non si lascia fuori. Si mette Ristovic a Napoli. Sì, così come Dorgu. Voglio mettere anche Dorgu. Tattico, ma me l'ha detti tre del Lecce. Sì, perché Lecce lo faggo a Napoli. Questi sono sotto un treno. Sotto un treno. Quindi Dorgu, Baschirotto e Piccoli. Ciccio Dorgu con il 13 alla Sandro Nesta, alla Franco Romagnoli. Portami qualcosa da Napoli, dal Maradona, perché poi ti chiameranno Ciccio Maradona Dorgu. Tatti, ho esagerato. Lascia fare. E sentito fa primipi, primipi, vuol dire che qualcosa ci porta sicuro. Quando fa drin 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 il mio cellulare, qualcosa ci porta sicuro. Amico di Dorgu, si mette in campo. Dorgu, partita, da gol, da più di due gol. Ammoniti, Olivera, Juan Jesus, Radamani. Questi, Radamani, Ramadani ho detto, non Ratmani, anche Ratmani, ma anche Ramadani, partita da gol. Empoli-Roma, e boia se conta per l'Empoli, mamma mia se conta per l'Empoli sta partita ragazzi, se conta per l'Empoli, però attenta, la Roma non pensa che gli regali qualche cosa all'Empoli, no, perché la Roma è onesta, onesta la Roma, quindi Empoli-Roma, analizziamola per bene, Empoli-Roma, vediamo un po', allora, dell'Empoli, chi metto? È un casino. L'altra volta avevo detto Ciccio Cancellieri, aveva fatto gol Ciccio Cancellieri a Udine, me l'hanno annullato Ciccio Cancellieri, però l'aveva fatto no Ciccio Cancellieri, e l'aveva fatto sì, e l'aveva fatto sì. Guardiamo un po' questa partita ragazzi, vediamo un po', intanto ci hanno squalificato Grassi. Partita questa qui, il Niang della situazione va messo. Niang della situazione si mette. Niang va messo, signori miei, avete Niang, questa partita si mette. Va bene? Me la piglio la responsabilità. Mettiamo Niang. Sì, Franco Niang, se non fa incidenti prima perché questo spacca una macchina al giorno, si mette. Franco Alberto Niang.
con la Roma. Franco Alberto Niang si mette. Uno deve marcare Mancini e Ndicka. Franco Niang si mette. Franco Niang. Ponte ne garba più? Stavo pensando, mi piace Cancellieri, Franco Cancellieri, se l'avete come centro a pista si può anche azzardare, non ne mettere altre, perché la Roma non gli regala nulla. Della Roma. Chi si mette della Roma? Fammi un po' vedere. Allora, la Roma ha squalificato Lukaku e Franco Paredes. E qui partiamo da questo presupposto. Quindi tattico, Lukaku e Franco Paredes. Davanti, molto probabilmente, potrebbe giocare, a mio avviso, Tommy Abraham. Tommy Abraham con Napoli ho detto che segnava. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo o no? Primo gol dopo un anno. L'ho più rammentato? Non l'ho rammentato. Con l'Empoli, Ciccio Abraham torna per la seconda volta al gol. Franco De Rossi, te che mi guardi, io spero che tu mi guardi. Se fai Joe Abraham, ti fa go, eh? Fallo giocare. Te lo dico io. Spoiler. Io lo so, ragazzi. Voi allenatori di Serie A che potete guardare questo contenuto, gli addetti ai lavori, prendete spunto da quello che vi dico. E quindi Franco De Rossi, ti dico, se metti Abraham con l'Empoli, ti segna. Gli scappa Luperta, Ismail, gli scappa, fa bandone, tutti applaudono a Roma e siamo belli e contenti. Si mette Ciccio Abraham. Poi un altro che metta a Empoli, mi piace anche l'inserimento di chi ti garba l'inserimento. Ma allora, qui mi garba Pellegrini, potrebbe essere un indiziato. Pellegrini da poter mettere, sì. E poi mi piace anche Franco Mancini. Franco Mancini con una bella palla inattiva, col 23 a Empoli ci sta. Ci sta di mettere Franco Mancini. Si mette Franco Mancini. Dice Tattio, ma l'Empoli si gioca qualche cosa, la Roma no. Un vuol dire, se io vi dico Franco Mancini, mettiamo Franco Mancini. Non la facciamo tanto lunga. Si mette Mancini. Si mette Mancini. Si mette Abraham e si mette, attenzione a quello che vi dico, Franco 92, Faraone e Sharawi. L'ho come punta, bene, è l'ora che tu lo metta. L'ho come centrocampista, non se ne discute. T'ho detto l'ho come punta, è l'ora che tu lo metta. Si mette Franco e Sharawi. Franco e Sharawi, me lo illumino un po' questo contenuto videomaker, perché non lo so, mi sento un po' ai buio, mi vedo tutto ai buio, la maglia nera. I miei amici mi hanno a vedere brillante, mi devono vedere brillante, con altri colori. Voglio illuminare questo contenuto quando segnerai Sharawi, perché l'ho da mettere su Instagram quando segnerai Sharawi. E quindi devo essere bello illuminato, tutto bello profumato. Spuzzami un po' di profumo, ah, spuzzami un po' di solarium, ah, un po' di sole. Ah, sono al telefono, prova a dire se rispondo. Non penso, guarda. Gli riattacco. Quindi ragazzi, si mette il Sharawi, si mette quelli che vi ho detto io della Roma, dell'Empoli, mi raccomando. Partita dal gol, ma la Roma non perde, eh. Un pezzate che la Roma faccia regali. Non perde la Roma, non perde. L'Empoli se la deve guadagnare sul campo la partita. Ammoniti Malè ammonito, Ndicka ammonito, Malè e Ndicka ammoniti. Frosinone Udinese, mamma mia che partita. Bombe, pum 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 pum, bombe, pum 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 pum, bombe. Mamma mia che partita salvezza, la finale di Champions League. Allora, da dove parto? Franco Soulé. Eccola, bravo tattico, Franco Soulé. Franco Soulé in questa partita non si discute. Franco Soulé, non v'ho detto, v'ho detto Franco Soulé. Franco Soulé, si dice la poesia di che dire. Franco Soulé, ti prego, fai un gol per gli amici del Fantacalcio. Te lo dico come ha segnato Franco che dire. Ti prego, Franco Soulé, la poesia di che dire, faccia sì che te segnerai un grande bandone. Ti prego, Franco Soulé, regala questa gioia all'ultima giornata di Fantacalcio a tutti gli amici. Franco Soulé. Ragazzi, basta di così. Come si è detto per che dire, si dice per Franco Soulé. Franco Soulé si mette. Franco Soulé. Poi Tattio, questa partita, io ripropongo anche in questa partita, lo sapete chi è? Sicuramente Valeri. Valeri, mi metti qui Valeri. Franco Valeri, che colo qui, fammi qualcosa agli amici del Fantacalcio. Franco Valeri ragazzi, si mette al Fantacalcio. L'ultimo Franco Valeri va assolutamente messo, col 32, non mi ricordavo il numero, l'ho guardato, col 32 Franco Valeri si mette. Franco Valeri, Franco Valeri, Franco Valeri qualcosa ci porta.
Franco Valeri. Si mette Franco Valeri. Sì, signori miei, si mette Franco Valeri. Senza paura, si mette Sulè, si mette Valeri. Poi tattico, chi si mette in questa partita? Fammi un po' vedere chi si può mettere in questa partita. Io lo sai chi metto? Un giocatore che a me piace in questa partita. Lo so che l'avete, eh? Lo so che l'avete. Chi è? Reinier. Mai sentito. Tatti, te questa qui dove l'hai trovata? Reinier col 12. Non è un portiere di riserva, è Reinier col 12. Vi voglio fare questa chiamata, Reinier col 12, e questa frase: il calcio non è polenta. Videomaker, se non si legge, inquadrala per bene. Il calcio non è polenta. Perché se vi becco Reinier con il calcio non è polenta, ragazzi, siamo alla poesia. Reinier col 12 è da mettere in Frosinone Udinese. Perché Reinier, quel trequartistino lì, ci riporta qualcosa. Quindi deve essere una certezza Reinier. Ce l'ho come centrocampista. È l'ora che tu lo metta, Reinier, come centrocampista. Mettilo. Aspetto che tu lo metta. Mi fate vedere. Mi mandate su Instagram le formazioni vostre con Reinier in campo. Me le dovete mandare, perché quando porterà qualcosa, voglio gli screen. Voglio gli screen di questa immagine qui. Di questa immagine qui, guarda. Di Reinier. Voglio questa immagine qui. Reinier assolutamente si mette al fantacalcio. Beppe Antonio Reinier. Poi, ovviamente, chi è che non metto del Frosinone? Ora, del Frosinone, ragazzi, io il portiere non lo metterei. Cerofolini non mi dà tanto garanzie, eh. Franco Cerofolini non mi dà tante garanzie. Ocoli nemmeno. Dell'Udinese. Dell'Udinese assolutamente si ripropone Ciccio Samardžić. Che fai? Lo lasci fuori Ciccio Samardžić? Non mi pare proprio di lasciare fuori Ciccio Samardžić questa partita. Si mette Ciccio Samardžić? Assolutamente sì. Poi, ragazzi, io metterei anche un altro giocatore dell'Udinese. Magari per voi è inaspettato, magari per voi è un po' strano, per voi è qualcosa di incivile ammetterlo. O chi è? Camara dell'Udinese, terzino dell'Udinese. Camara si mette. Cannavaro, metti Camara, eh. Lascialo in campo, perché qualcosa Camara ci porta al fantacalcio. E quando lo dice il tattico, Cannavaro, bisogna che tu stia sereno. Comunichi a Camara che il tattico ha detto che qualcosa porta. Quindi che si dia una svegliata, perché il tattico l'ha consigliato nel contenuto bello fresco. Camara. Ciccio Alberto Camara. Si stramette Camara. Si mette Camara, si mette Franco Samardžić. Perché 3 su 3 Franco Samardžić? Perché la gente lo fa giocare Ciccio Samardžić. Il giocatore più talentuoso dell'Udinese ora gioca. E l'Udinese fa punti. Gioca, l'Udinese fa punti. Ciccio Samardžić si mette, perché si va verso il terzo bandone di Ciccio Fantasia Samardžić. Mettimelo qui Samardžić. Me lo metti qui Samardžić e ci fai una foto? Sì, perché questa foto la voglio mettere su Instagram. Ciccio Samardžić. Si mette questo qui, Ciccio Samardžić. Partita che il Frosinone non perde, eh. Questa potrebbe essere così, guarda. Partita da X. Partita da X, ammoniti. Barrenechea, Pagero. Barrenechea, Pagero. Partita da X. Ma con quelli che vi ho detto io. E anche da gol, eh. Lazio Sassuolo, il custode, il magazziniere, tutti ragazzi. Sassuolo retrocesso, disastro Sassuolo. Sassuolo mi ha deluso, signori miei. Il Sassuolo mi ha deluso. Di questa partita andiamo qua, si mette a tutti della Lazio. Chiunque hai, mettere. Non c'è bisogno di fare tanta trama, ragazzi. Non c'è bisogno di fare tanta trama. Però attenzione a quello che vi dico io. L'ultima partita, io sarei felice se questa partita segna Ciro Immobile. Io sarei felice di mettere Ciro Immobile su Instagram in quest'ultima partita. Giocatore sontuoso, marcatore sontuoso, persona sontuosa, e si merita gol all'Olimpico in quest'ultima partita. E voglio vedere nessuno dell'Olimpico, anche quelli del Sassuolo, applaudire Ciccio Immobile. E questo contenuto, anche se per voi vi segna scontato il gol di Ciro Immobile, non mi interessa, lo metto su Instagram per riconoscenza a Ciccio Immobile. Lo voglio mettere soltanto per riconoscenza. Ecco perché ci ho fatto la poesia. Ciccio Immobile si mette. Si mette Zaccagni, si mette Camarda, si mette Vesino,
perché no Vesino che mi segna? Io voglio Vesino che mi segna. Voglio mettere Vesino che mi segna. Però Tattico ci devi dare una poesia. La poesia si chiama Franco Alberto Romagnoli. Fammi go da palla inattiva. Franco Romagnoli, speriamo che ti marchi tre soldi o cumbulla, Franco Romagnoli, su palla inattiva. Te vai a cercare loro, gli vai a cercare e poi fai bandone. Gli dici a Zaccagni di mettitela sulla testa e poi ci pensa a loro. Loro non ti marcano, non ti marcano, Romagnoli, non ti marcano. E te segnerai, segnerai all'Olimpico, l'ultima di Serie A, Franco Romagnoli. Ti voglio immaginare così, voglio regalare agli amici del Fantacalcio questa poesia. Franco Romagnoli, vai! E inciti, segna bandone, Franco Romagnoli, vai. Quindi Franco Romagnoli sì, dessa a tutti della Lazio, tutti, anche il portiere. Della Lazio, del Sassuolo, nessuno. Del Sassuolo, nessuno. Stanno sotto un treno, si sa chi gioca, chi non gioca, ragazzi. Io non vi consiglio nessuno del Sassuolo. Non vi voglio consigliare nessuno del Sassuolo. Siete contenti? Nessuno. Partita da stragol. No, stragol, cioè da più di due gol. Secondo me la Lazio questa partita si diverte, gioca, si diverte, gioca, si diverte. Segna anche Tudor, segna anche Tudor. Fammi vedere un marcatore strano in questa partita. Chi mette un marcatore strano in questa partita? Pedro. Praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro. L'ultima all'Olimpico. Segna te, Pedro. Bella Pedro. Voglio mettere su Instagram il bandone di Ciccio Pedro. L'hai al Fantacalcio? Mettilo. Perché entra, fa gol, saluta l'Olimpico e poi il Tattico te lo schioda su Instagram. Pedro. Partita, come ve l'ho detto io, da più di due gol, 2, 3, 4, 5 gol. Ma del Sassuolo io non metterei nessuno, poi fate voi. Verona-Inter, lo sapete. Verona-Inter, lo sapete però, grandi applausi al Verona. Io sono contento il Verona si sia salvato proprio a Salerno, perché a Salerno è stata la mia ultima partita con l'Hellas. Sono contento, il cerchio si è chiuso e a Salerno si sono salvati per la seconda volta. Grandissimo Baroni, grandissimo gruppo. Ho parlato anche con Lazovic, hanno fatto un'impresa. Sono d'accordo, impresa del Verona, impresa quest'anno del Verona. È stata veramente dura, sono contento, quindi solo applausi all'Hellas Verona. Partita con l'Inter, non conta nulla per quello o quell'altro, spero che si divertano e spero che sia una grande festa. Ragazzi, abbiamo finito il contenuto bello fresco per quest'anno. Era l'ultima partita, non sarà l'ultimo contenuto bello fresco perché ce ne saranno altri. Io vi ringrazio a tutti per quello che mi avete dato, per l'affetto che mi avete dato sempre, in ogni momento, mille messaggi. Scusate se non rispondo a tutti, ma siete veramente tantissimi. Io vi voglio bene a tutti, spero di rispondere al più possibile, ragazzi. Inizierà una stagione clamorosa la prossima per i miei abbonati, contenuti esclusivi, quindi chi ancora non ha fatto un abbonamento e va un sostegno al Tattico, si abboni. Contenuti belli freschi, liberi per tutti, quindi ci saranno tantissimi contenuti, calciomercato, strategia. Vi ricordo sempre ragazzi, l'abbonamentina Fantalab, una tanto l'anno è 9,99. Consigli del Fantacalcio sempre con il Tattico, con questa premium e un mio abbonamento base, 9,99 più 2,99 al mese, siete su un cavallo che vi porta verso la vittoria del Fantacalcio. Ormai mi conoscete, lo sapete, mi ringraziate in tanti, ma quanti ne avete vinto il Fantacalcio? In tantissimo, consigli del Tattico, vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio a tutti e a presto, il Tattico c'è!